tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per registrarvi il What's on my iPhone, perché da quando ho acquistato questo in America non ho più fatto aggiornamenti, insomma, anche perché ho scaricato più app, dato che il telefono è molto più capiente, c'è una memoria della Madonna. Visto che in tanti mi state anche chiedendo su Instagram, fai il video What's on my iPhone, fai video blablabla, ho deciso di farlo. Il telefono in questione è questo, Rose Gold, da 124 giga, insomma, quant'è quello non più alto, ma quello insomma neanche troppo basso, con una bellissima riga, perché appena l'ho comprato avevo le unghie con gli Swarovskini e io l'ho rigato togliendo la cover. Infatti mi sono maledetta tante di quelle volte che non avete idea, però vabbè, sono molto contenta di questo telefono perché è bellissimo, mi piace un sacco. Infatti mi dispiace anche non tenerlo senza cover perché è proprio bello, però ho paura di rovinarlo, come vi ho detto, già l'ho rovinato, ho il terrore di rovinarlo di nuovo. Poi lo sfondo me lo chiedete in tantissime, se mi ricordo ve lo metto nell'info box, lo sfondo, per scaricare l'immagine. Questa è la vasca di casa mia, cioè della mia vecchia casa. Quando avevo usato una ballistica di Lush, stavo per fare il bagno, in sintesi niente, ho usato la mia ballistica e ho fatto la foto perché era bellissimo. La cover invece è di Valfre, ce ne sono tantissime, bellissime sul sito. A me hanno inviato questa e quella con appunto la bara con scritto bye e la rosa bellissima nera, però è troppo ingombrante, veramente grande. Questa qua è già più fattibile da utilizzare, già più pratica diciamo rispetto all'altra, e c'è un gattino con tre occhietti molto molto figo. Ed ecco qui il telefono in questione. Questa cover arriva dal sito Valfre, come vi ho detto, molto molto carina. L'unica pecca che da questo sito pagherete sicuro la dogana, perché arriva da Los Angeles e vi fermeranno sicuramente il pacco. Se ve lo state chiedendo, questo anello Salmon Row l'ha fatto la mia amica, e vi lascio il sito nell'info box, tra l'altro ho appena aperto il sito, quindi è molto figo perché all'interno ci sono queste uova di salmone fatto con tutti questi diamantini bellissimi. Il telefono invece è questo, con lo sfondo che vi ho detto, con lo sfondo della mia vasca da bagno quando feci appunto il bagno con la ballistica di Lush rosa. Sbloccandolo abbiamo lo sfondo principale. In prima pagina ho messo le cose che utilizzo più spesso, ossia vabbè, messaggi, calendario, foto, fotocamera, impostazioni, orologio, mappe, meteo. Fotocamera tra l'altro utilizzo tantissimo la modalità ritratto, perché fa lo sfondo super sfocato, quindi è molto figo perché potete fare gli sfondi super sfocati senza utilizzare nessun'altra applicazione per l'editing, ma solo con questa fotocamera. Poi abbiamo impostazioni, orologio, mappe, meteo, che guardo spesso quando vado da qualche parte per vedere, per sapere come vestirmi, iTunes Store, vabbè, App Store, Note, che utilizzo tantissimo perché segno praticamente quasi tutto quello che devo fare, le robe che mi dimentico, che devo ricordarmi, Facebook, che utilizzo tantissimo quando voglio ridere perché ci sono un sacco di link che condivido che mi fanno morire dal ridere. Poi abbiamo WhatsApp, YouTube, che utilizzo appunto tantissimo, Shazam per sentire le canzoni che non riconosco il titolo, iTranslate per le robe da tradurre, social, che vabbè, una cartella poverina dimenticata perché ho messo solo Twitter, Messenger, Snapchat e Skype. Poi abbiamo la cartella per editare le foto, abbiamo Facetune, che utilizzo tantissimo sia per la pelle che per appunto illuminare le foto, quando magari sono troppo buio utilizzo Facetune. Relook lo utilizzavo tantissimo, però poi vabbè, l'ho lasciato lì perché non si sa mai. ViscoCam è molto figo per i filtri, Glitch per gli effetti un po' Tumblr, Rad VHS per l'effetto sempre VHS, RNi Films, che sto utilizzando tantissimo ultimamente, lo sto amando per la grana, per l'effetto vintage delle foto. Poi Snapseed l'avevo scaricato ma non mi piace tantissimo, e PixArt per le robe un po' più stupide lo utilizzo, quindi per fare i collage, quelle cagate lì, che però non mi piace neanche tanto. Quindi extra invece abbiamo bussola, suggerimenti, memo vocali, che utilizzo molto molto molto, calcolatrice, contatti, iBooks, trova iPhone e DocScan per i miei, per le fatture, per tutto quello che devo insomma scannerizzare. Trova amici, FaceTime, Trenitalia per guardare i treni, e trova amici per spiare Andrea e mia mamma. In questa cartella invece ci sono solo due app, perché appunto quello della mia banca, poi abbiamo delle pagine salvate a caso di ricette. Qua invece abbiamo Telegram, che utilizzavo tantissimo, adesso non più. Spotify, perché amo Spotify. Just Eat, perché amo mangiare. E questa è la prima schermata. Nella seconda schermata invece abbiamo segnalibri, quindi tutte le robe, le pagine salvate di cose che vorrei comprare, di cose che guardo e che mi devo ricordare di tenere sott'occhio.
boring stuff, ho messo tutte le app che non si possono cancellare dal telefono, tipo queste qua, iCloud Drive, che non ho ancora capito a che serve. Qua invece abbiamo la famiglia Black di Harry Potter, sì, ho salvato la storia. Poi abbiamo questa app che serve invece per l'altra videocamera dei vlog, quando magari scatto delle foto e le voglio subito sul telefono, quindi Play Memory. Giochi, quanto sono triste, ho solo questi due. iMovie, iTunes U, Keynote, Numbers, insomma questi non li uso quasi mai. Poi abbiamo Waze, che l'ho scaricato per quando vado in macchina con Andrea, ma non lo utilizziamo mai. Wattpad, come lo volete chiamare. Se andate a cercarmi come Gloria Feire, appunto ci sono delle letture che ho messo, Chameleon Girl, Vivendo a colori. Quindi potete vedere e leggere le mie cose. Zhiyun per lo stabilizzatore, Esselunga che non lo utilizzo mai, Layout per avere insomma il collage delle foto, Musical.ly, che mi trovate anche su Musical.ly perché io l'ho scaricato prima di tutti, però ovviamente non l'ho più usato, e sono Gloria Feire. Guardate quanti, potete andarmi a vedere. Qui invece c'è la pagina salvata del mio tema Natale, poi abbiamo Dropbox, poi abbiamo SoundCloud, che mi trovate anche su SoundCloud, ci sono anche le mie canzoni. E come vi dicevo, mi trovate anche su SoundCloud col nome Gloria Feire, perché ci sono alcune canzoni che ho messo qui, insomma, che potete sentire. The Pop per guardare gli oggetti in vendita, casa, che non ho ancora capito cos'è. Questo qua che ho scoperto fa riderissimo, ragazzi, praticamente ti allunga. Ah, non ci sono le foto, vabbè. Avevo fatto una roba da Antonio, faceva morire dal ridere. Ti allunga le gambe, ti allunga tutta, fa schiantare. Flight Radar 24, che è carina perché potete vedere tutti gli aerei che sono in volo al tempo, cioè proprio in tempo reale. E tipo adesso sopra di noi ci sono tutti questi aerei qua, cioè rendetevi conto, è proprio aggiornato, cioè voi potete seguire l'aereo che vi passa fuori dalla finestra, potete vedere quale aereo è, dove passa, è veramente figo, e la tratta che sta facendo. Poi c'è My T-Mobile per appunto la mia rete, per vedere quanti soldi ho. Lufthansa per i voli, le case che cercavamo, che appunto devo cancellare perché ormai l'abbiamo trovata, yeah! Google Maps, studio per YouTube, Move It sempre per muoversi con la macchina, non mi ricordo più cos'è, che cacchio è un. Instrack non l'ho mai usato, infatti queste robe le devo togliere perché non le uso più. Stories per creare praticamente le storie di Instagram da un video che avete, tipo se avete un video di 4 minuti lui vi crea già tutte le mini storie da caricare su Instagram senza perdervi in... Oh mio Dio, scusatemi se ho stoppato il video, oh scusate. Poi 10 piante da casa, che sarebbe una pagina salvata. 21 Buttons, mi trovate anche su 21 Buttons con il nome Gloria Feire, dappertutto uguale. Oh mio Dio, quanti follower! Non lo guardavo da un po'. E qua trovate tutti i miei look e da dove arrivano. Vinilify è un'app bellissima che permette di creare praticamente un vinile da tutte le canzoni che vuoi. The QR code, insomma, per vedere le cose scannerizzate. Uber, che ho già utilizzato anche in Italia. WeTransfer, che serve per trasferire i file alle persone. Picollage, che è molto più figo di quell'altro. Studio per fare appunto i collage delle foto. Studio invece sempre forse per le foto, non ricordo. Poi c'è BuzzArt, che è stupenda perché con questa fate i collage delle vostre faccine messe in altri corpi, insomma è fichissimo. Invisalign Smile, perché sapete che ho oramai Invisalign da mesi e con questo tengo aggiornati i miei sorrisi per vedere appunto come cambiano nel tempo. Sky Go, perché con lo Sky di mia mamma riesco a seguire Sky da questa applicazione qui. Questo per la Vodafone di casa. E nell'ultima pagina abbiamo quest'app che si chiama Amusement, che sarebbe un'app che ho scaricato ultimamente. Con questa potete andare in qualsiasi parte del mondo, cosa state cercando e dove, e lei praticamente vi dice che cosa fare in quella città, che attrazioni ci sono in quella città ed eventualmente comprare i biglietti in quella città per le cose che dovete fare. Veramente molto figa e comoda perché avete tutto in uno. E quindi niente, questo era tutto quello che c'era sul mio telefono. Quindi questo era quello che c'era dentro il mio iPhone, tutte le applicazioni. Se vi va di vedere il come edito le foto di Instagram, visto che ultimamente il mio feed è cambiato, ho cambiato anche modo di editare, ho scaricato altre app, fatemelo sapere con un bel pollice in su. Quindi se ci sarà un abbastanza mi piace sotto questo video, allora vi caricherò anche il seguente. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo, ciao!